Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Come va? Sei impegnata? Sì. Ti disturbo? Guarda, un ti secondo devo stampare delle cose, però tutto bene, tutto bene. Buongiorno. Buongiorno, tutto bene? Bene, lei? Bene, bene. È lunedì. Poi non ho visto più quella foto che dovevi mettere, Ale. Queste qua loro ce le hanno dentro? Sì, sì, le ha già lì, sono per giù. Ah. C'era una mano. La foto, no, no, l'ho messa nelle stories di Rob no, Williams. No, l'ho vista, l'ho vista. Sono venuta benissimo. Proprio una bella foto. Chiacchiere di istintivo quando lo vuoi. Su, la sigla. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Il senso di questa canzone scappa, ma tanto torni sempre qui alla fine, capito? Perché stai correndo in cerchio, corri, 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 corri. Tac, eccoti qua. Cambiate radio ogni tanto, ma poi alla fine, tac, tornate qui su queste frequenze a voi ben conosciute. Esattamente, bravo. Le Radio DJ, 10 e 7 minuti, era Post Malone. Pensa come ci sono delle coincidenze che, se colte, ci fanno anche un po' sorridere. Perché dico questo? Perché questa canzone, firmata da questo personaggio che negli ultimi 2 o 3 anni ha regalato un sacco di successi, ripeto, si chiama Post di nome. Post, non posso, no, non spaventatevi, banco, Marco, no, non si paga niente. Perché si spaventa quando uno tira fuori il post, oddio mio. Si chiama Post e dicono che si chiama Malone, sì. O meglio Malone. Beh, ieri sera, poi vi spiego anche il perché, ho rivisto un film meraviglioso del 1900, che c'è? Che è un pornostar, Roberto Malone. Sì, bravissimo, vabbè, anche Moses Malone era un giocatore. Bravo, anche Moses Malone. Ma io sto parlando di questo e di un altro. Ieri sera, poi vi spiego per quale motivo, ho rivisto un film meraviglioso di tanti anni fa, peraltro non ci ricordavamo che fosse di così tanti anni fa. 32! 1987, Brian De Palma, musica di Ennio Morricone, con un cast stellare di Untouchables, sì. E nel film appunto Sean Connery, che è uno dei protagonisti, fa la parte dell'irlandese, pur essendo scozzese, ma insomma non è tantissimo differente. Nel film si chiama Malone. Ah, vedi. Basta, ecco. Questo volevo dirvi e poi dopo la sigla ve lo spiego anche. DJ, DJ, chiama Italia. Post Malone. Ovunque sei ti raggiungerà. Busti di Linus e di Nicola, supportati da Matteo Curti e Farolfi, rallegrano tutti da Cortina ad Amalfi. E non ti passa la voglia di ascoltare DJ Chiama Italia. Come sta finito? Ma no, la trasmissione DJ, DJ Chiama Italia. Comincia qui la trasmissione, un'altra puntata di DJ Chiama Italia. Buongiorno amici, lunedì 16 di dicembre, Radio DJ, in onda anche sul canale 69 del Digitale Terrestre. Stavo della dicendo, televisione, quindi ci potete vedere le fattezze. Vedere quanto siamo. Quanto siamo, diciamo, provati. Quando siamo e quando vedi siamo. Provati, chi da sport, chi da cene, una via l'altra. Chi da entrambe. Chi da entrambe, anche. Fine settimana anche. C'era spazio per entrambi. No, dicevo prima di Untouchables, tanto per cominciare, perché l'ho visto? C'è la sigla? Questa è la sigla di Untouchables. Questa è la musica con la quale si apre il film. Caspita. Poi il resto diventa un po' più Ennio Morricone style. Okay. Ma c'è questa musica usata anche nei Sopranos, credo, che è proprio l'apertura di questo film, che è molto anni 80, peraltro girato quasi come se fosse un western. Perché l'ho visto? Perché non so se avete
qualcuno fra voi che sta ascoltando, un figlio più o meno adolescente, ok? C'è un momento di passaggio drammatico, ormai abbastanza inevitabile, nel quale i figli spariscono. Cioè, fino ai 10, 11, 12 anni tu hai dei figli. Dopodiché 13, 14, niente, 15. Niente, basta. Niente, cameretta. Il più grande dei tuoi, Eugenio, ne ha 12? 12, sì. Goditelo. Sì, sì, no, ma inizia, sì, già un po' cameretta. Papà, guardiamo un film insieme, se sceglie lui, se no cameretta. Se sceglie lui. Cameretta. Ma non funziona più neanche questo. Una volta sceglieva lui, eri costretto magari a vedere un sacco di robe. Sì, ma che poi so, di supereroi, cose così. Cameretta, giusta. Poi cellulare, videogioco. Sì, cellulare. Beh, cellulare. Sì, tutto quello che cellulare, videogioco. iPad, certo. Quindi tu vuoi dire che hai visto un ieri sera, supplicandolo, gli ho detto: Michi, dai, 16 anni, domenica sera, dai, stai qui con noi in salotto, guardiamo, c'è a casa anche Filippo, guarda, scegli tu il film. Ed ero pronto a mettere, che ne so, It, Six Underground, It. Io ho visto It, sì, pur di star con lei, visto, insomma, un quarto d'ora, poi mi sono addormentato, però un grandissimo classico, insomma, va bene no papà, voglio vedere The Untouchables, perché a scuola ci hanno fatto vedere la scena, quella del passeggino, e il film mi sembra che sia molto divertente. Poi, siccome sta studiando da aspirante gang, sì, perfetto. E gli viene anche abbastanza bene. Papà, quando io lo rimprovero, sai che cosa mi risponde lui? Ma vattene, non sei niente, solo chiacchiere e distintivo. Qui finisce la lezione. Sei solo chiacchiere e distintivo. Solo chiacchiere e distintivo. Sei solo chiacchiere e distintivo. Chiacchiere e distintivo. E chiude la porta e si chiude in camera sua. Sì, io sì, sono, sì, al Papone, esatto, lui. Sì, bravo. No, è lui al Capone. Vabbè, insomma, abbiamo visto The Untouchables, peraltro appunto meraviglioso film che comunque sicuramente già conoscete, sì, ma non è detto, dipende da quanti anni regge gli anni, comunque, dai, sì, li sì, regge. Sì, sì, no, e sai cosa dicevo continuamente, anche in maniera fastidiosa? Ah, questo è cinema. Eh sì, non cacchio, quei cazzi di effetti speciali. No, 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 perfetto, costumi fantastici. E costumi, ricordiamo, tutti firmati da Giorgio Armani. Ma sì, cacchio. Aveva dei maglioni Sean Connery, no, che volevo chiedere dove li aveva venduti. Ma stupendo, quel killer tutto vestito di bianco. Sì, l'italiano. Oh, ragazzi. Comunque, il film è meraviglioso, Perché ve ne parlo? Perché alla fine del film, cioè, qualcosa ti rimane sempre, sì, al di là dell'atteggiamento appunto, sì, del bandito. Nel film tutti i protagonisti, sia i buoni che i cattivi, girano costantemente con un gigantesco sigaro in bocca, ma tutto il film andava di moda. Buoni e cattivi, sì, e allora cosa vuoi fare? Non vuoi provare a fumare un sigaro? Allora proviamo. Non vuoi provare a fumare un sigaro? Ne avevo uno regalatomi poco tempo fa in un cassetto ancora imbustato praticamente, però già sentivo quelli che mi dicevano: non lo puoi rovinare così, sì, sì, è un sigaro, sì, prezioso. Ma ti pare il modo di tagliarlo, sì, ti pare il modo di fumarlo. Tu non sei intimorito dal sigaro, nel senso che io, pur avendo provato, ho grande diffidenza, cioè comunque è una cosa che fa venire mal di stomaco, mal di testa. Grosso, non lo usi tutto, sì, poi non si respira, questa è la prima cosa, pur non respirando, però, bravo, pur non respirando io avverto sempre una specie di senso di nausea. Sì, a me cioè, cala un po' la pressione del fatto che non è che sia consigliato dai dottori. No, cioè è super pesante. A me cala un po' con la pressione. Sì, e anche ieri sera, sì, quando poi in qualche modo l'ho fumato, mi sono alzato a un certo punto e stavo per crollare sul divano. Tu hai la tosse? Sì, guarda, c'ho un ancora, come dicono gli psicologi, ho ancorato un ricordo talmente negativo che automaticamente ti stimola gli stessi effetti. Sì, beh, insomma, sono entrato nel fantastico mondo dei tutorial. Va ora in onda il tutorial su come si accende un sigaro. Tutorial su come si accende un sigaro, come dite? Beh, è facile, basta accenderlo. Allora, cioè, se volete accenderlo e buttarlo via, accendetelo e buttatelo via. E invece? Se volete accenderlo e tagliarlo Cosa bisogna? Ma devi fare un sacco di cose. Innanzitutto devi tagliarlo, quindi devi fargli un buco con un affare apposta, che ovviamente non avevo, in modo che passi bene l'aria. Poi ci vuole una macchinetta, che ovviamente non avevo,
per tagliarlo perfettamente, e dall'altra parte non va acceso col fiammifero, no, o con l'accendino, ma con una fiamma ossidrica che ovviamente non avevi. Quello che voglio dire è che per fare tre cose tutto sommato abbastanza semplici, i due migliori tutorial che ho trovato, gli altri erano veramente una merda, inguardabili, ce n'erano due in due puntate ripresi anche in maniera abbastanza decorosi, 9 minuti per dire come si taglia, 9 minuti per dire come si assegna. Signor, non ho pazienza, ma Reuccio dello skip, 9 minuti, figurati. Siccome il tutorial è un po' la nuova frontiera per chi vuole diventare in qualche modo protagonista, allora se tu ti senti di fare un tutorial per qualcosa, come si cambia la camera d'aria di una bicicletta, dimmene uno che tutto. Hai visto. Beh, io ne ho visti, ne vedo di continuamente l'utilizzo di macchine fotografiche. Te ne ho salvati un po', guarda, ti faccio sentire l'inizio di alcuni che ho visto recentemente. Allora, intanto apriamo il nostro Photoshop. Per chi non sapesse di cosa si tratta, ho lasciato una piccola descrizione sulle informazioni. Allora, apriamo il nostro Photoshop, apriamo la nostra immagine, quindi andiamo su File, apri. Ecco, qui ancora non abbiamo aperto. Vabbè, ma questo è già abbastanza agile. Beh, comunque, si può fare di peggio, Nicola. Te ne faccio sentire altri. Buongiorno, questo pomeriggio autunnale mostrerò la diversa risposta spettrale di vari tipi di filtri infrarossi. E gli spettri sono quelli che soffrono il microfono o il vento. E poi anche questo. Salve a tutti, bentrovati nel canale. In questo video ho il piacere di mostrarvi come trattare le pareti della vostra abitazione per evitare per sempre la formazione. A me piacciono con tutto la muffa. A me piacciono con tutto rispetto, però di più quelli con l'accento veneto. Cazzo, non l'ho trovato. Io adesso vi spiego come si fa. Sì, ma poi dopo quelli del sud si offendono. Sì, ma non c'è una, non è una questione di accenti. No, chi se ne frega? E certo, perché il fatto che tu sappia fare una cosa non vuol dire che sai raccontare. Bravo. Quindi, e questo è il punto. Il piccolo consiglio per gli aspiranti tutori della legge. Sintesi, scrivetevi un canovaccio prima, quattro punti cardinali più o meno. E poi se possibile fate come Manzoni e andate a sciacquare i panni in mano. Ma quello è poi veramente al 93esimo arriva lì Vlahovic e va a fan bagno, lo sapevo da mezz'ora prima che segnava. Questo era un tutorial di come si fa una battuta. La violenza come unica via, basta! Sai che lo sapevo da mezz'ora. Che facevano il gol. Facevano il gol, guarda. Cioè, proprio ero lì, dice che continuavo. Emanuele e Matilde mi guardavano e mi dicevano, ma sta vincendo? Diceva, vedrai, boom. Beh, però mi dicono che ha meritato di pareggiare la Fiorentina, no? Ha sbagliato mille gol, soltanto quello, non è? Sì, comunque. Secondo me è il risultato. La Fiorentina, la verità è che la Fiorentina gioca male. Male proprio. Sbagliano. Vengono usando, diciamo, tutta la foglia, tranne quella parte centrale in cui è contenuta la nicotina, che poi viene utilizzata per fare le sigarette. Questo l'ho imparato a Cuba. Ciao! Ne ha causata. Ci sono due messaggi. Ciao Linus e Nicola, sono a letto a causa dell'escoriazione di una cornea causatami ieri da qualche corpo estraneo che mi è entrato nell'occhio sinistro mentre andavo in bici. Sono disperata, devo stare ferma nel letto tutto il giorno con gli occhi chiusi. Meno male che ci siete voi che mi fate compagnia, che mi telefonate. Grazie. Ragazzi, comunque il sigaro rispetto alle sigarette fa meno male perché non ha la nicotina. Bene, non è che fa la puzza fanno i sigari, li avvolgono usando, diciamo, tutta la foglia tranne quella parte centrale. Ti interessano? No, che abbiamo Dani adesso. Che ne avrà questa canzone? Una quindicina, eh? Secondo me ne ha 25. No,
Vediamo. Secondo me è dei primi anni 2000. Mm. 95 io credo. 2001. 2001? 95. 95. Sì, sì, sì. Infatti avevo ragione. 24. Qua si sente l'influenza digital underground. Ah sì, bravo. Guarda. Pesantemente. Tanto per cominciare, se vi serve una sigla per la vostra rubrica e per il vostro tutorial, vi regalo il consiglio di usare questa che dice This is how we do it. Ma io userei invece Come si fa di Gino Paoli o Ornella Vanoni. Ma come si fa? Sì, diciamo che dipende da dall'oggetto. Se hai i capelli viola. No, dipende da quello che stai consigliando, insomma. No? Okay, ok. Due messaggi molto belli, poi abbiamo Adani al telefono. Terry che dice: Lino, sulla prossima volta per i sigari chiama mio papà, se sei fluente in siciliano non avrai problemi. E non sono fluentissimo, però posso provarci. Grazie a un tutorial ieri sera sono riuscito a mettere il ruotino alla mia macchina, 1000 macchine passate, nessuno che si sia fermato, grazie a chi lo ha realizzato. Ed invece è Simona, ed è Simona, cioè, che quindi è rimasta per tutto il tempo di fianco alla macchina col telefono. Spero dentro. Prima l'ha visto e poi l'ha usato. Può essere. Sì, beh, se tu hai la macchina bucata, stai in piedi di fuori, non stai chiusa dentro. Non lo so. Non dipende. Lo so. In ogni caso, ce l'ha fatta. Grazie. Benissimo. Da parte sua, buongiorno Daniele. Buongiorno ragazzi, buon lunedì. Ciao, benvenuto. Che nervoso che ho preso ieri. Guarda, Daniele, il nervoso è stato, caro Daniele Adani, perché io era da mezz'ora che dicevo dobbiamo chiuderla sta partita e non l'abbiamo chiusa. Come si fa? E caspita, però che bel gol che ha fatto Vlahovic. Ha fatto un gol bellissimo, ma Skriniar doveva stenderlo. È arrivato l'allenatore. Guarda dov'era. No, adesso non lo vediamo. Però comunque è partito da metà campo, si capiva che era l'ultimo, mancavano due minuti, tac. Questo si chiama senno di poi, bello crudele. Giusto. Ti dà sempre queste emozioni forti, una volta godi, una volta soffri. Ma certo. No, però c'è un modo di dire che è anche un po' banale e superficiale, perché chiaramente lascia il tempo che trova, però gol sbagliato, gol subito, più o meno, no? Esiste una specie di compensazione fra le cose che si buttano via e quelle che si ricevono? Beh, diciamo che sì, allora la forza di una squadra si valuta comunque secondo me dalla produzione offensiva, no? Da quanto tu crei, quindi cioè, voglio dire, l'Inter ha dimostrato comunque di essere più forte e superiore alla Fiorentina. È chiaro che se per lucidità, per pigrizia, per disattenzione poi dopo non porti a casa un risultato che diciamo che ti si presenta davanti, no? Col bottino pieno, poi dopo subisci. Devo dire che sì, Firenze è comunque una piazza calda, difficile, non molla mai. Certo, per carità. E anche nelle difficoltà la Fiorentina però non ha mai rinunciato. La Fiorentina manca a Chiesa, manca a Ribéry, quindi anche la Fiorentina ha dei problemi. Ma poi va ricordato che il primo piccolo stop di campionato la Juventus lo ha subito dalla Fiorentina, che anche lì usciva da un periodo nerissimo, anzi da lì poi in qualche modo è ripartita. Senti, questa sera c'è una specie di spareggio per due squadre molto ambiziose, c'è Cagliari-Lazio. La Lazio vincendo in Sardegna potrebbe addirittura arrivare a 3 punti dalle prime 2 in classifica. Ma abbiamo visto settimana scorsa la Lazio che forza che ha contro la Juventus, però non è che è una cosa nuova. La Lazio cresce continuamente. Ha buttato secondo me via quest'anno un po' l'Europa League, Linus, però è una squadra forte che cresce nei suoi talenti, che completa l'organico, che gioca bene, Inzaghi secondo me è un buon allenatore, una squadra che diverte. Beh, il fatto Cagliari, il secondo fatto me di... Cagliari non è una sorpresa, eh. Sì, no, Cagliari. No, assolutamente. No, beh, un po' quest'anno lo è. Sì, è la sorpresa. No, però chi diciamo che segue un po' tutto il calcio internazionale sa che se dai via Barella, prendi comunque Nandez, torna a Ingolan, prendi Simeone, prendi Rogge, comunque la squadra si è completata, chiaro. Stavo per dire che il fatto di aver rinunciato, di essere stata eliminata dall'Europa League è ancora più pericolosa. La rende molto pericolosa. Senti, però io voglio sapere da te, Daniele, cosa avevano di così buono da mangiare i piccioni dello Juventus Stadium? È incredibile, ma hai visto come erano coordinati nell'essere? Era praticamente un quartetto che andava sempre in zona. Davvero, Secondo me è Sarri che gli ha preparato la coreografia. Davvero, eh? Bellissimo.
ottimo. C'erano quattro piccioni che... ieri, che per tutto il tempo, appena l'azione di gioco si spostava, loro calavano, mangiavano evidentemente i semi che hanno appena messo per concimare il campo e poi ripartivano. Volevo sapere, ma c'era il piccione di tua sorella? No, non c'era, non c'era. Forse c'era quella delle mie. <la sorella. ride> Senti, ma vogliamo due parole, una volta tanto, su Cristiano Ronaldo. Come si fa a fare il primo gol che ha fatto lui ieri? Ma io so che tu sei un buon gustaio, sei un amante dei gesti tecnici, hai il palato fine, è vero, perché quella è proprio coordinazione. Cioè coordinazione che non hai e che trovi all'ultimo millesimo di secondo. Vero. Secondo me questo ragazzo ha una conoscenza davvero del proprio corpo, nel come coordinarsi, nel come impattare, nel come usare bene altre parti del corpo, e mi riferisco per esempio agli addominali. Ah, per calciare io bene. Già che pensavo male, figurati. Tu sei un po' malizioso, Nicola, però dico la coordinazione. Sai cosa? Dico una parola difficile, proprio accettività, cioè riesce a capire dov'è il suo corpo nello spazio. Senza guardare, capito? Che è la cosa. Cultura hai fatto, esattamente così. Esatto, di fianco a me qualcosa imparato. Però devo dire che il tridente è fatto bene ieri, è stato un bel tridente, armonico, tecnico. Mi è sembrato un Udinese un po' rassegnata in partenza, però insomma godiamoci il risultato. Senti, sabato sera invece ho visto il futuro del rock and roll, come disse il giornalista che vide suonare Bruce Springsteen negli anni 70. Ma non del rock and roll? No, il futuro del calcio in Italia. Un ragazzo del Parma che si chiama Kulusevski, ma quanto è forte? Fantastico, e penso che è un'altra creazione del settore giovanile dell'Atalanta questo ragazzo. Urca. E dall'Atalanta in prestito secco, quindi dopo il suo destino passerà di nuovo da Bergamo. Una qualità, una classe, un mancino delizioso, il pensiero molto elevato, molto fine, è davvero un grande. Sì. E penso che giocava in Serie A quest'anno, l'Atalanta ha fatto tre presenze l'anno scorso, però l'ha mandato in prestito al Parma, dove fa la differenza. Fortissimo. L'ultimissima cosa, oggi a ora di pranzo sorteggi sia per la Champions che per l'Europa League, come le vedi? Sì. Le vedo che possono capitare diverse cose, Linus, perché non è così scontata. Anche possono succedere delle situazioni che vanno... L'Atalanta e il Napoli possono trovare squadre difficili, come Barcellona, Liverpool City, Paris Saint-Germain, Bayern Monaco. La Juve può anche trovare il Real Madrid e la Juventus. Sì, le altre sono abbastanza accessibili. Il Real Madrid è quella che fa più paura, anche se il Real Madrid di quest'anno non è esattamente quello di qualche anno fa. Lo so, mi sembra il Real Madrid. Invece mi sembra completamente in discesa il calendario per l'Inter in Europa. Sì, l'Inter non dovrebbe avere dei grossi problemi. C'è lo Shakhtar. Sì, dai, la squadra più pericolosa è lo Shakhtar. L'Atalanta ha vinto 3-0 a casa loro. Sì, ma è pericoloso andare a giocare giovedì lontano. Questa è la cosa pericolosa. Che Inter e Roma devono provare ad arrivare in fondo, devono cercare di vincerla, devono provare a mettere tutte le forze anche lì. Certo. Solo che mi raccomando, ragazzi. Mi raccomando a te. Io farei una chiusa finale di Matteo Curti così. Io non ho ascoltato, però voglio dirvi a proposito del calcio che ho visto il video di Maradona, quello su Netflix, è molto bello, specialmente nel momento in cui lui, che non sapeva neppure indicare l'Italia, so già cosa vuoi dire, si aspettava da Napoli tranquillità. Vabbè, che c'entra? Napoli è calore, che tranquillità, scusa. Però ragazzi, posso dire l'ultima cosa? Non parlare male di Napoli, Daniele. Vorrei dire l'ultima cosa. Io sono ancora un po' offeso, non ve l'ho detto, perché non sono stato nemmeno convocato io per il classico di Via Massena. Allora volevamo approfittare di te, ma dicendo questo hai già una maglietta pronta. Preparati, appena arriva il bel tempo sei pronto. Non posso dare il cambio 5 minuti e dare Cattelan o Federico Russo io? No, Cattelan non me lo toccare, che è come Cristiano Ronaldo, gioca tutta la partita. Ma faccio tirare il fiato io, sì. Le borracce. Sì, no, ma la prossima vieni, Se no chiedo di essere ceduto a gennaio. Non sia mai. Grazie, un abbraccio e buona settimana. Ciao, Daniele.
Luci. Ciao. Perfetta che un bel muffin adesso. Che non l'ho ancora. È anche a casa mia. Sì, salve. Ops. Trick. Trick the balacche. Stai ballando. Sì. Perché ho preso la merenda da là. Ciao Ciao. Quello delle canzoni Natale. Natale a casa DJ, come si chiama? DJ Forlì. Mi fa ridere che su Apple Music c'è l'artista DJ All Stars. Sì, sì, sì. C'è l'artista DJ All Stars. Io poi vabbè, ho le mie preferite, a me piace quella delle mummie. Madonna, mi fa impazzire, è complicatissima, no, eh. È bellissimissima. Beh, è proprio un anthem, è il Bohemian Rhapsody, diciamo. Il mio pantheon c'è quella col bue e sì. A te DJ. Sì, sì. Quelle tre. Guarda, devo dire quasi tutte belle. Sono tutte belle, evidentemente. Ciao Filippo. Però se uno proprio deve fare, io presepe imminente. Si tratta di Christmas anche, mi piace. Christmas. Va bene. L'ascolterai solamente qui durante ogni trasmissione. Se poi per te questo è un guaio, lo romperei perché lo sai che da 6 gennaio non l'ascolterai più. L'ascolti mentre compri in un bar questo, Cosa facciamo, Limus? Il nuovo Vito. Cosa facciamo? Lo vuoi questo? Mi copi lo stile oggi? Guarda, guarda che mi copia. Lo vuoi questo qui del padre che gli ha fatto smontare? Quando ho preso la patè. Ciao ragazzi, buongiorno. Quella dell'anno scorso con Ramazzotti. Ma io vi farei raccontare quando sabato sera di Filippo e Spinelli. Quando in giro a prendere multe? In giro a prendere multe per caso? Ragazzi, no. A pigliare batosta e biliardo. Ovvio. Maina, ah no. Per 1 milione di auguri, DJ All Stars su Radio DJ, la canzone di Natale di quest'anno. Mi hai dato un'idea, siccome dopo la fine si può riaggiungere Maina e si ricomincia con metà canzone, possono fare, si mette in loop e sì, funziona sempre. Okay. Si possono fare, come succede su YouTube, 10 ore di canzone della stessa canzone, sì, siccome era happy di Pharrell Williams, ti ricordi che aveva fatto quella versione infinita praticamente. Esiste un video di Zucchero che su Radio DJ intervistato dolcissimo. Esatto, che su Radio DJ intervistato da noi fa solo così. Tattuf, 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 per quanto tempo? 10 minuti. Ma è una cosa di un ipnotico. Tattuf, 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 tattuf. Insieme fino a mezzogiorno, questa mattina un sacco di ospiti che ci vengono a trovare, ci passa a trovare per la prima volta nella nostra piccola storia Ultimo, che non abbiamo mai neanche incontrato fisicamente, non ho mai avuto il piacere di stringergli la mano, e ci viene a trovare un po' prima, giusto una toccata e fuga, un nostro amico che ci deve dare un, come dire, un annuncio importante. No, quasi. Però tra poco. Nel frattempo un po' di messaggi che sono arrivati. Un po' di messaggi che sono arrivati. Senti il primo, senti il primo. 10 minuti. Ma questo è dell'ultima volta. No, questa è vecchia, sì. Lo capisco dai quadri dietro che sono cambiati. Io ogni tanto me lo sento. A vuoto, si spiegano un sacco di cose. Sì.
Dicevo, tutorial, grazie al tutorial, come... devo tenerlo. No, no, basta, basta. Tommaso da Perugia, grazie al tutorial, come sbucciare un melograno, ho macchiato tavolo, pantaloni e scarpe. Bravo. però l'avrà sbucciato. Beh, adesso sbucciato dovresti bene. Trovare il tutorial come smacchiare. Esatto, la come macchia smacchiare. Di perché il punto è che devi togliere quella parte lì bianca dentro la pellicina. Quella pellicina lì è fastidiosa. Michela, ho cambiato lo specchietto della mia auto grazie a un tutorial e non era affatto semplice. 20 minuti di tutorial, alla fine però grande soddisfazione e anche grande risparmio. Non avendo dovuto ricorrere a un professionista, come si dice in questi casi. Intermezzo. Prego. Prego, ce n'è anche uno vocale. Quando ho preso la patente, mio padre mise la nostra vecchia 128 su dei blocchetti e praticamente mi fece smontare e rimontare tutte e quattro le ruote per imparare a come cambiare una gomma. Praticamente l'unica volta che ho bucato è passato un mio amico e me l'ha cambiata lui. Ciao Paola. Non vale, sei femmina, è per questo. Però è efficace, sì. È un po' come quando io dico adesso basta, non devo dipendere più dai miei amici. Se dovessi bucare una camera d'aria, imparo e me la cambio e lo faccio. A casa smonto una ruota. Fai gli allenamenti? Sì, come con i blocchetti. Lei, con i blocchetti smonto una ruota dalla bicicletta. Prima spargi dei chiodi per te. Bravo, secondo me dovresti bucarla. Cioè il vero allenamento è quello, fare la simulazione di quello che succede davvero. No, in realtà l'ho fatto con la bicicletta di Michele, che era bucata, invece che portarla dal ciclista io. Lo faccio io, anche faccio perché io. Mi vergogno un pochino a portargliela, certo, capito? Certo. Ci avrò messo un'ora, però poi l'ho fatto. Giusto. Dopodiché, la volta dopo, chi mi dà una mano? Perché comunque ci vogliono anche le mani, come dire. No, servono le mani forti. Cambiare la quando devi rimettere sul copertone. La camera d'aria del monopattino, che ha una gomma proprio durissima. All'inizio, vabbè, dai, ci riesco. No, con un cucchiaio, con quegli arnesi. Niente, gommista. Beh, il monopattino è molto più complicato. È durissimo. Vabbè. Poi ancora tutorial. Ciao ragazzi, no, ancora messaggi che parlano invece di un'altra cosa da cui siamo partiti questa mattina, cioè la difficoltà nel condividere emozioni televisive con un figlio adolescente. Anna, però qui non vale perché suo figlio ha soltanto 11 anni. Ieri sera ho visto con Andrea, 11 anni, Misery non deve morire. Doppia gioia, serata insieme e dalla paura ha anche voluto dormire con me nel lettone. È fantastico. È molto bello quando... È un po' scorretto però. Quando hanno paura è molto bello e quando ti chiedono di accompagnarli perché c'è un'emergenza, lì è bello perché il padre o la madre indossa la tuta di Superman e salva il mondo. Sì, darsi un senso. Eh sì, esattamente. Stupendo, io ho due figli di 15 e 17 anni, sabato sera, non ricordo quando fosse stata l'ultima volta, sono state a casa, insieme sul divano, vicini, abbiamo visto Miracolo sulla 34esima strada, Rossella da Carimate. Qui stiamo parlando di un film super natalizio. Ciao ragazzi, ho 35 anni, Michele da Verona, ho la mia vita, con la mia casa, eccetera, e pagherei oro perché mio papà mi chiedesse di vedere un film insieme, nonostante sia vivo e tutto il resto. Brutta cosa diventare adulti, evidentemente abitano lontani, semplicemente, no? È così? O magari abitano vicini e non hanno un bel rapporto? Probabilmente non hanno un buon rapporto, forse il papà è un po', diciamo così, rigido. Ho obbligato le mie tre ragazze a vedere Il tempo delle mele insieme, l'unica cosa apprezzata è i popcorn, scrive Angela. Perché sono cambiati i tempi, ragazzi. Perché qual è alla fine la storia del tempo delle mele? Prego Matteo. Io non l'ho mai visto. Non l'ho mai visto, ma so che c'è Alex, una storia. Alex. Adolescente, sedicenne. Le prime esperienze. Sedicenne. Sì, forse 16-15 anni. Sai perché? Perché Angela non hanno apprezzato? Perché queste cose che tu gli hai fatto vedere, loro le hanno già fatte 5 anni fa. Sì, può essere. Quanti anni hanno loro? Quanti anni hanno? Non lo so, giovani, immagino. Sì. Quella scena che la scena del popcorn, vanno al cinema, lui buca il popcorn da sotto, infila il birignao, te lo giuro, infila il birignao, lei mette la mano dentro, risale. Sai che io non l'ho mai visto. L'amica, non Sofì Marsò, l'amica. L'amica, insomma, vuoi che ti racconti?
racconti la scena strappalacrime di me e il mio amico Luca Boalò, che era in classe con me, che mi diceva: andiamo a vedere Il Tempo delle Mele, andiamo con le nostre fidanzate. Certo, che problema c'è? Ho come sospetto che tu l'abbia già raccontata 22 volte, però volte. Ti lascio fare. Ma è talmente cuoricino che ti si stringe che la riracconto. Io non avevo la fidanzata, ma mi lantavo di averla, facevo finta di avere la fidanzata. Non c'erano i cellulari, ovviamente, cabina del telefono, lui entra e chiama la sua ragazza, e adesso chiama tu la tua ragazza. E tu? Io entro e faccio finta di telefonare alla mia ragazza che non c'era, e lui mi dice: ma va, non c'è nessuno, fa sentire. Hai sgamato? Tu, no, ma ha messo giù, non me lo dimenticherò mai, vedi? Mai. Perché le bugie, Nicola, sono hanno le gambe corte, hanno le gambe corte, caro Linus. YouTube, Ahimsa. Tutto vero, eh? È tutto raccontato già, almeno due volte. Ho visto Stemma e Vico. Bellissimo! Beh, quello è un grande film. Grande film. Io invece ho visto It davvero sabato pomeriggio, da spararsi. Però ti dico, quando c'è il ragazzino morto, erano così. Dove, alla fine? Perché non si vede neanche. Non si vede. Beh, sì, si vede velocemente. Stamattina sono impazziti, scusa? La prima che ha fatto stamattina di travisata era questa, dicendo: c'ha scritto Linus. Ah, quella in da macchina. Stamattina, se vuoi, c'è il pezzettino. Non lo vado a prendere. Perché ha raccolto tutta la storia, faceva liberissimo. Non senti, 8:35, la prima. Noi serviamo a 48, il tassativo è 55. Preparo un tosse di che lo mettiamo da una vita, se non mettiamo minchia, addirittura quei tutorial ho cambiato un hard disk della PlayStation 3. Minchia. Prepara scar tissue. E la canzone è tutta? Sì, se mettiamo il pezzo. Ok. Dipende dal vostro intervento. Cos'è? Che hanno fatto un raduno dei fan di Grease, sono arrivati John Travolta e... Carlotta l'ha visto? Grease, l'ha visto, cioè... Infatti mi ricordavo di sta roba. È veramente fastidioso, se tu nomini Grease, lei te lo deve raccontare tutto. E Grease è uno di quelle robe lì che... Cioè... Anche io... Non l'ho mai visto, cioè nel senso... No, io l'ho visto e mi è piaciuto tanto. Ma però dai, cazzo. Ma no, era meno femminile, era più divertente. Era Happy Days, dai. Sì. Madonna, sì, era più femminile, è però. È lungo, il pezzetto, cioè sono 30 secondi di spiegazione, perché sai che prima fanno... Ma diciamo solo poi dopo, perché sennò avevo una richiesta. Perché in tutto questo mi piace il pezzo Hopelessly Devoted to You, quello lento di lei. Mi fa impazzire. Guarda che faccia soddisfatta, guarda che aria tronfia, sembro una tronfia al pesto. Che guarda. Successo? Sono contento, quando nella vita ci sono delle piccolissime soddisfazioni che non devono per forza avere a che fare con i soldi, con la fame, con altre cose. Quando tu dici una cosa e poi quella cosa arriva e ti viene riconosciuta, è una grandissima cosa. Come ieri io quando ero a casa dicevo: questi qua pareggiano. Chissà poi tua moglie e tua figlia. Mi continuavano a dire: come facevi a sapere? Ma
papà, ma cosa dici? Sta vincendo. Ma papà, ma cosa dici? Ma sta vincendo. No, ma non essere così. No, il non lunedì così. È il giorno in cui il trio Medusa gioca con le canzoni travisate, cioè con quello che si può capire di una canzone che parla invece di un'altra lingua che non sia l'italiano. E tanto che dicevo di questo finale in cui loro dicono che sta in da macchina, fammi sentire. James Hetfield dei Metallica e Apple the Up dei Black Eyed Peas, ve lo ricordate? È l'altro che parlava pochissimo, ballava tanto. L'indiano. Decidono di fare uno scherzone a Bonovox, che è un noto cardiopatico. Si infilano nella sua auto con due trombe da stadio, 10 mortaretti, una trentina di Rowdy, 12 VU0, un impianto da 3000 watt. Certo. Bene. Bono fa per salire in auto per andare da O'Shan, ma nota nell'abitacolo Hetfield che per camuffarsi ha messo una pettorina fosforescente dell'ANAS. Ma come si vede? È smascherato, gli dice: stai in ta macchina per spaventarmi. Tu avevi detto sei in ta macchina e basta. Sì, anche per paventarmi, non c'è la S, ma è indiana. Paventarmi forse non è riflessivo il verbo paventare. No. Beh, però lo poteva anche un po' modificare. Ma va bene così. Stamattini non sarebbe da. Grazie ragazzi, grazie Andrea Prevignano. Prima si parlava di film storici come The Untouchables, poi siamo arrivati al Tempo delle Mele, film molto femminile, molto molto tipicamente anni Ottanta. C'è una notizia che ha a che fare con un altro caposaldo di quella generazione, cioè Grease. Ogni anno gli appassionati di Grease, che sono ancora tantissimi dappertutto, sì. Ricordiamo che Grease peraltro ha avuto uno sviluppo abbastanza inconsueto, cioè è stato prima un musical di Broadway, sì. Poi è stato un film al cinema e poi è tornato a essere musical anche in Italia, a Broadway ancora. Anche in Italia praticamente, sì. Dappertutto. Se tu mi dici, ogni 5 anni c'è un nuovo cast. Tu mi dici una rete, tu mi dici la rete che lo trasmette, tu sì. Mi dici Rai 1, io ti dico già lo Share. Mi dici Rai 2, ti dico già lo Share. Mi dici Italia 1, ti dico già lo Share. Cioè la percentuale femminile? Sì, sì. No, femminile, la percentuale di ascolto, comunque, perché fa comunque. Sempre ascolto. Grease usciva sempre. Nel 1978, sono passati 41 anni, ripeto, ogni anno in America c'è questo festival, questo grande ritrovo che si chiama Meet and Grease, che è un gioco di parole fra Meet and Greed e appunto il titolo del film stesso. E la cosa clamorosa che lo ha reso un po' differente e unico nella sua storia, questo festival, è che ieri, 41 anni dopo, sono tornati John Travolta e Olivia Newton-John. Olivia Newton-John, che come sapete negli anni ha avuto tantissimi problemi fisici, certo. E John Travolta, che non credo abbia i capelli originali, a meno che non sia passato dalla Grease. No, una bellissima parrucca che è uguale a quella del film. Esattamente, no? Con tanto di ciuffo. Sono arrivati, e non solo sono arrivati vestiti come Danny Zucco e come Sandy. Sì, tra sì, i due sì, protagonisti, sì, fantastico, appunto, fantastico. Della pellicola. Lui se ne fotte, cioè fa bene. Lui dice: vabbè, sai che c'è? Parrucca. Beh, sì, oggi in parrucca, caso era assolutamente domani non parrucca, dopodomani un'altra parrucca diversa. Invece, così. Ragazzi, la grande notizia è che John Frusciante è rientrato nel gruppo. Cos'è? Già. Un romanzo, brito. Sembra. È tornato. Ma è così. È la quarta volta, credo, che fa avanti e indietro. Lui, beh, no, è la seconda. Sì, è la seconda volta. Comunque ci ripensa e ritorna nel gruppo. Perché loro è un matrimonio aperto. Gli vogliono sempre bene. La notizia di ieri: è tornato a suonare con i Red Hot Chili Pepper John Frusciante, che ha suonato la chitarra delle canzoni più belle probabilmente del gruppo, fra le tante anche questa, miglior canzone rock dell'anno 2000. Ma lui è Iggy, era tipo speciale pere. Sì si vedeva. Adesso non mi sembra, è tutto proprio perfetto. Beh, è tornato perché ha promesso di essere buono. Ma si vede che c'ha la faccia precisa. Ma devi vedere Grease quando lo mettono in televisione, pazzo. Sì. Si vede che costicchia ancora. Se lo sparano giusto. Fade sempre. Quanti anni hanno
nel frattempo Anthony Kiedis, 55 ce li avrà, 57 nel 62. E quale altro vuoi sapere? Vediamo Frusciante. 62. Caspita. Del 57? No, è del 62. Ah, quindi ne ha 57 anche lui. Qual è l'articolo Reuccio negli Electronics, l'articolo Reuccio di questo Natale 2019? Non quel robo che parli lì, Alexa. Beh, ma non credo. Consumer, con le videocamere, quelle per il controllo della sorveglianza dentro le case. Sì, ieri sera. 4 ragazzi, andiamo? Ah, anche quelle, sì. Anche quelle. Cosa 57? No, sono le 10:54. Sì, no, sì, 57. Ma sia Anthony Kiedis, il cantante dei Red Hot, sia John Frusciante, sia forse anche Flea e anche gli altri, che ne so, hanno 57 anni. Se uno pensa che però questo fatto che si siano rimessi insieme per la seconda volta sia semplicemente, come dire, marketing. Lo hanno fatto solo per le telecamere. Ma no, com'è? Magari perché sono vecchi, quindi vogliono passare insieme la vecchiaia. Ricordiamo che hanno sempre 20 anni in meno dei Rolling Stones. Orca, quindi miseria. C'è davanti ancora tutta, certo, una c'è carriera strada, chiaro, hai voglia. Giusto. Torniamo tra poco, Radio DJ. DJ DJ Chiama Italia.
Ricky Paternò in due, io ho un casco qua. Prego, ma Max, ma devi, scusaci. Ma che sorpresa! Ma che sorpresa! Saluto. A favore, a favore, a favore della telecamera, lo fate solo per le telecamere, sempre, come nelle esterne di Uomini e Donne. Tu sei qui solo per le telecamere. Esatto, come l'esterna. Questo perché è diventato. Allora, passiamo. Suonerai, orca miseria. Male? No, 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 è perché ho paura di aver fatto un danno. Un danno tecnico irreparabile. Check the headphone. Okay. If the headphone's right or not. Perfetta. Ok. Che fighe queste. Sì, sono carine, sono leggere. Sì, le Momentum, quelle però over ear. Ah. Senti, la prima data sarebbe il 10 luglio. E quella seconda? L'11. Anniversario della vittoria del Milan. Esatto. Però, speriamo, cioè, e responsabilità. Prima della finale, giusto? Sì, della finale europeo. Dell'Europeo, sì. Che giorni sono? Sabato e domenica o no, adesso vedere, vediamo. Anche però non avendo gli occhiali non vediamo mai. Subito. Aspetta, vado su. Sì, però a un metro dovrebbe. Venerdì e sabato. Ah, perfetto. Venerdì e sabato. Quanto manca, Alex? 55 adesso. Poi c'è una quantità di concerti a San Siro. Sì, 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 è devastante. Infatti temevo anche quello come fattore ostativo, cioè nel senso che tutto lì, tutti lì. Dino, saliamo? Sì. Nuovo, come direbbe Alex Faroffi, molto radio DJ, questo qua è molto 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 radio DJ. Lei è una ragazza giovane, italiana, con genitori credo di origini internazionali, anche se lei è di Matera, che si fa chiamare Nahas con la crasi del suo nome di battesimo e cognome, e insieme c'era anche Achille Lauro. Titolo della canzone Carry On. Sospetto che alla fine tutto quello che stanno dicendo, Sala, Milan, Inter, San Siro, lo buttiamo giù, non lo buttiamo giù, sia tutta una farsa. In realtà hanno già stabilito che a settembre lo buttano giù, e siccome a settembre lo buttano giù, ma sì, ma è sicuro, come si può spiegare altrimenti che tra giugno e luglio ci sono, sto scherzando, Dio, ci sono 400 concerti. Sì, qui quest'anno. Ti parla caro Max Pezzali, benvenuto, sta parlando l'abitante del quartiere. Esatto, che non sopporta la presenza del... Oddio, un pochino rompo i coglioni, però. Però è il qui, modo, allora, c'è, scusa. Tiziano Ferro, due date, c'è Salmo, due date di ultimo, c'è Cremonini, qualcun altro che adesso mi sfugge, e c'è Max Pezzali il 10 di luglio. Buongiorno, esatto, Max. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Max. Tanto buongiorno. Per cominciare io vorrei un po' tirarmela, perché in tempi non sospetti ti ho detto: cazzo Max, tu devi fare San Siro. È vero, è verissimo, però io non ci ho mai creduto fino in fondo, nel senso che, perché ho sempre pensato, primo, spaventato dalla massa enorme di gente che tiene quello stadio lì, secondo, non pensavo di essere all'altezza, perché lì è una questione di tempistiche, no? Pensavo a un certo punto, ma probabilmente è passato il momento in cioè, cui tu si pensavi che avresti dovuto farlo qualche anno magari fa, magari qualche anno fa, e quindi ho detto: ah, sai, magari è uno di quei sogni destinati a rimanere tali sostanzialmente. E poi chi ti ha convinto il contrario? Ma mi guardavo senza fare nomi. No, avrai pensato qualche volta: vabbè, mica, ma se quello riempie lo stadio, certo, mica, se quello riempie lo stadio, beh, chiaro, no, chiaro. Io in realtà... accento tipico di Pavia, no? Esatto, no, ma esatto, con accento tipo. Però io pensavo che fosse sempre comunque il momento di quelli che lo facevano, no? Cioè, nel senso, se quello lo fa adesso, lo fa perché in questo momento chiaro, ha una popolarità pazzesca, eccetera. In realtà è venuto fuori così, è stata una proposta tra virgolette di agenzia, no? Dice: certo, io credo che si possa fare, dice la persona. E io dico: ma sei sicuro? Sì, allora proviamo. E lì è scattato un po' il panico, no? Perché assoluto una panico. Volta che tu fai questa dichiarazione devi anche sostenerla. Devi sostenerla e soprattutto bisogna vedere, perché poi bisogna vedere se il pubblico è convinto di questa cosa. Sì. Ecco, tutto questo preambolo per dire che non soltanto il 10 luglio il concerto c'è,
ed è sold out. Ed è sold out. Ma se Max ogni... è qui questa mattina è per dire che si raddoppia. Si raddoppia, esatto. Il giorno dopo, l'11 luglio, si raddoppia perché anche lì io non ero convinto. Ma no, ma dai, va già bene così, eccetera. E tutti mi dicevano, no, ma guarda che guardando viste il numero di viste, le prevendite, le cose, sarebbe da stupidi non farlo. Esatto. E quindi di fronte a quello... Il punto, il punto qual è? Che non è soltanto un concerto, è una specie di serata celebrativa di un'intera generazione. Probabilmente no? Sì, esatto, l'idea, cioè, è questa. È scattata nella, questa cosa qua. Nella testa mia era così e probabilmente il pubblico ne è ancora più convinto, ne era ancora più convinto di me, no? Di voler fare questa festa insieme. Come scenografia, fai un grande falò. Ok, esatto. E te con la chitarra, tipo un po' le bionde trecce. Il falò, perché cantano tutti i karaoke. Sì. Il falò, no, però il concetto esatto, il concetto è quello. Esatto. E adesso come vivrai questi 8 mesi che mancano? Ma con ansia immensa, no, nel senso, preparandomi, perché qui bisogna preparare una scaletta prova di bomba, chiaramente. Bisogna prepararsi, tra virgolette, fisicamente, dal punto di vista vocale, eccetera, perché vorrei andare un po' oltre. Poi chiaramente anche lì poi dipende da appunto dal fatto che sei a San Siro e non puoi tirare un concerto troppo in lungo, però vorrei insomma cantare per il tempo giusto da non scontentare nessuno, no? Come chiaro. Canzone. Beh, cioè repertorio per fare 2 ore ce n'hai. E bisogna lasciar fuori roba. Quindi io vorrei puntare alle 2 ore e mezza così con dritti. Senti, verso. Mi interessa da quando hai iniziato a parlare, la prima cosa che hai detto è non pensavo di fare San Siro. Questo sottile senso di inadeguatezza che è anche cantato, no? Sono un ragazzo inadeguato. Più volte lo hai cantato. Sono un ragazzo inadeguato. No, in una canzone bella, meno conosciuta, meno dice conosciuta. Invece che peccato, sono un ragazzo inadeguato. Perché questo senso di inadeguatezza? Ci hai lavorato su questa roba? Io credo che sia ormai parte integrante di me, nel senso che ho provato a lavorarci, a fare il figo, però insomma dire vabbè, del resto comunque ci sono dei dati, a cercare di essere oggettivo, però è sempre un po' come la chiamano, la sindrome dell'impostore, no? Quello che si imbuca in una cosa più grande di lui. Di più grande di lui, e quindi ha sempre paura che possa cadere tutto, che possa essere scoperto. E tu ce l'hai questa roba qua? Sempre, totalmente, sì, in qualsiasi cosa deve essere faccio. Una cosa dei nati 14-11-67. sì, ma è una cosa pazzesca. Quindi quando tu fai un concerto, adesso a parte questo, ci sono davanti 10.000 persone che cantano dalla prima all'ultima le tue canzoni, tu pensi che sia un caso? Penso che sia un caso, sia un caso. È uno scherzo che mi stanno tirando. È una roba del genere. Secondo me più che altro lo dai per scontato, lo dai un po'. Cioè, è che sono convinto che ci sia qualcosa di sbagliato che prima o poi verrà scoperto. La verità verrà a galla. Esatto. Radio DJ in questa città. Era meglio se scendevo prima Tiburtina. Siamo in 1000 taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. Ma perché si chiama? Cioè, dicono proprio che si chiama la cosa dell'impostore, no? La sindrome dell'impostore, perché dici, ma e se, per dire, e se scoprissero che. Certo. Non parlo il tedesco. Sì, dici, magari ma che c'entra quello, però c'è tanta gente, secondo me, che. Perché comunque gli altri, gli artisti, visti dal di fuori, tu li giustifichi sempre dicendo sono artisti, no? Però dentro di te tu lo sai che sei un artista, ma sei anche una persona normale. Ed è il normale dentro di te che dice, cazzo, io non sono abbastanza artista. Non sono abbastanza artista. Ma la stessa cosa la pensa anche Vasco Rossi, non ti credere. Penso di no, però. Cioè, nel senso che penso di no. Cioè, credo di no. Ma anche lui ce l'ha questa roba dell'ineguaglianza. Perché lì, insomma... Forse lui è diverso. Me inequivocabilmente... Forse lui mettiamo un altro disco della prova. Adesso facciamo ancora un intervento con Max. Oppure mettiamo una di quelle bandierone generali. Senti, no, cosa ti voglio dire? Lui è diverso, secondo me è più a suo agio sul palco che... Sì, probabilmente è più Vasco sul palco che fuori nella vita. Tu non ce l'hai quello sdoppiamento di personalità che ha lui. Lui parla di Vasco come se fosse un'altra persona. No, io quello no. Io purtroppo porto sul palco...
tutto, cioè nel senso il garage stretto, cioè certo, quelle cose, sì, i problemi della vita di tutti. Il garage stretto? Sì, perché è un mio incubo da sempre, cioè devo calcolare le macchine e funzione del garage, che è una cosa che... Beh sì, i garage fino agli anni 70 erano microscopici. Eh sì, perché erano costruiti, quindi oggi le macchine tendono a diventare sempre più larghe e quindi garage, non scendi. Sai cosa mi piace? Quando vai un po' in periferia, in provincia, magari a Pavia, ma io lo vedo anche a Riccione, nei dintorni, che spesso vedi quelle villette a schiera, sì, autoprodotte, sì, 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 che hanno il garage fronte strada, sì, cioè c'è la porta d'ingresso, un balcone, sotto il balcone c'è il garage, ma il garage è un quadratino, è un quadratino così, sì, che capisci che ci entra un'Ape, sì, o la 500, no? Eh sì, perché sono nati con l'idea della 500, no? E al limite della 1100 se era un po' più grande, però... Ed è una... Sì, perché poi le macchine degli anni 60, anche quelle mitologiche bellissime, erano microscopiche. Microscopiche. Io la prima volta che ho visto il Jaguar E, sì, era la Jaguar di Diabolic, sì, sono rimasto malissimo. Ma è grossa come, non dico un utilitario, ma una macchina, una berlina, sì, normale, sì, di, sì, oggi, sì, ma forse più piccola. Come una Polo di adesso. E poi, sì, avevano una vivibilità interna assolutamente inadeguata alle dimensioni. Fuori. Sì, sì, sì. La portiera sotto l'ascella, sì. Nicolo a guardare la città. E se no anche sti cazzi, se no anche... fondamentalmente. Ma Max, mai fatto piagni con questa, mai fatto piagni. Ma sai che era dei tempi di Roma Capoccia, che uno non, sì, scrive una canzone su Roma, sì, arriva uno da Pavia e la scrive, no. Peraltro oggi avremo anche Ultimo dopo, sì, che ha scritto, sì, anche lui una bellissima canzone, tutta proprio cantata in romanesco, sì, su, sì, Roma, sì, insomma. Però no, perché... la cosa curiosa, sì, perché è From Pavia. Esatto, è comunque il rinnovarsi dello stupore di me che continuo ad andare lì ormai da tanti anni, anche se non ci vivo più. Ma che ci fai qua? Esatto, uno dice: ma che ci fai qua? Ma dove stai? E c'è un figlio. C'è un figlio, esatto. E no, quindi un figlio. Quanti un figlio, anni ci hai vissuto a tempo pieno? Quasi 10. Quasi 10. Adesso ci vai con adesso quale ci frequenza? Vado praticamente una volta ogni 10 giorni, ogni 7 giorni, insomma, e ci sto 4-5 giorni per stare con mio figlio. E chiaramente per me lo shock ogni volta da Pavia, dove, capito, vado, devo fare i certificati, io nel posto dove sto io c'è il comune, la posta e la farmacia nello stesso stabile, certo, quindi io in un minuto ho finito tutto, certo. A Roma la stessa cosa, ti richiede una settimana. Come mai stai a Pavia e non stai per esempio a Milano? Ma perché fondamentalmente credo che sempre per quel discorso dell'inadeguatezza la provincia ti tenga sempre un po' coi piedi per terra, perché tutti hanno di te l'immagine fatta in una Polaroid scattata non sai quando, cioè nel senso poteva essere a 8 anni, sì, a 12, a 15, quindi non ti stacchi mai da quell'immagine, sì, che gli altri hanno di te, e quindi non devi dimostrare niente, perché tanto sarebbe inutile. Quindi, come ti chiedevo prima fuori onda, tu non sei come Vasco, che ha questa specie di sdoppiamento di personalità, cioè Vasco subisce un pochino la presenza di Vasco. Sì, cioè, sì, capisco. L'essere umano Vasco, certo, fa fatica a convivere con il cantante Vasco. Con una, esatto. E quindi tu non parli di Vasco come se fosse un altro, cioè di, non Max. Parli di Max. No, assolutamente. Io Max. Lo conosco perfettamente e viene sempre con me come un. Può parlare di Mauro, ripeto. Esatto. Che forse, speriamo, a, sì, Dio piacendo, il 10 e l'11, esatto, magari sarà San Siro. Sì, 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 io lo vorrei volontariamente. Non è ancora garantito, ma. Dov'è in questo momento? A Parigi, sempre a Parigi. Sempre responsabile eventi esterni Disneyland Paris. Paris, esatto. E sì, sì, sì. Venerdì 10 e sabato 11, così anche cade di weekend, lo sapete già, insomma. Esatto, no, è bello, sarà, secondo me sarà molto bello, proprio perché cercherò di ricreare un po' tutta l'atmosfera che ha portato, insomma, riportarci un po' indietro agli anni 90 senza tralasciare il presente, però prevalentemente... Qual, insomma, è stato il momento più difficile di questi 30 anni? Momento più difficile probabilmente Sanremo 2011, quindi quando per tutta una serie di eventi non arrivi alla serata finale, sei andato a Sanremo non tanto convinto di andarci, eccetera, e ti rendi conto che forse sarebbe meglio smettere, ecco, il concetto è quello, fare altro, ecco. Che cosa ti ha consolato in questo caso? Niente. Fatto di fare i concerti, di vedere che comunque la, esatto, gente ti voleva, esatto, bene, immagino, il fatto, no, di fare i concerti e vedere che comunque per loro non era cambiato niente, e capire che tutto sommato la cosa che ti piace
piace di più ancora fare, almeno per me, è scrivere le canzoni. Cioè quel momento lì è una roba che terrei per me anche se non le facessi sentire a nessuno, ecco, il concetto. Senti, ammesso e non concesso che esista ancora la critica musicale, com'è la critica musicale con te adesso? Ma adesso la critica musicale è molto, molto più indulgente, comprensiva, e hanno e molti hanno inquadrato quello che ho fatto, l'hanno contestualizzato nel periodo storico e pensano che ne sia in qualche modo rappresentativo, no? Certo, quello che ho fatto. Cioè tu sei gli anni 90. Un po' di una parte di anni 90, esatto. Mentre ai tempi forse non lo fu. No, ai tempi era proprio, no, no, non lo so, io era veramente, non voglio fare il finto tonto. Sai qual è il problema? Che la gente ti vive come Enzo da Firenze, che ha inviato questo bel messaggio. Che grande Max, dice: la mia amica Lilia, che allestisce camerini nelle tournée, lo dice sempre: Max è il più grande, umile e gentile. È di vero, tutti. Lilia, forse sì, troppo, sì, sì, sì. Forse troppo. Faccenda, un po' di più. Questa faccenda dell'umile ti sta sulle palle. Ma no, perché io non credo che sia umiltà, credo che sia semplicemente avere un proprio modo di relazionarsi con gli altri, che è uguale quando sto facendo il mio lavoro o quando vado dal panettiere o al bar. Chiaro, no? Chiaro, e quindi chiaro. Se tu non riesci a fingere più di tanto, non riesci a entrare in un ruolo. Infatti, certo, io lo sono sempre convinto, io mentalmente sono un operaio della DDR. Cioè, nel senso, cioè... Scusami, prima della... qual è la cosa invece più parruccata che hai fatto? La cosa più finta che hai fatto, forse gli inizi? Nel sì, senso sì, che... un pochino, perché c'era chiaramente la non convinzione dell'adeguatezza estetica. Sempre quella roba lì alla sì, fine. Cioè, no, perché vedevi me e Mauro, vestivi bene. Quindi tentavi di vestirti bene, perché cioè... cercavi di sopperire all'aspetto fisico con un minimo era di allure. Era Franchino che vi fa, la buonanima di Franchino, tentava di farmi esatto vestire bene. Ma allora... vedi una bella giacca che almeno... Sì, sì, che vai bene con due. Non bastava il 10 luglio, si aggiunge anche l'11. 10-11 luglio, San Siro, Max Pezzali. Grande Max. Grazie, ciao, infinite. Max. Ciao. Ciao, ciao. Quella roba lì, però lì volevo arrivare ai capelli, esatto, sì, capelli. Ma metti una bella ciacca di Versace perché ti fa sì, sì, cioè... sì, sì, sì. Perché è più cazzo di storia, cioè... facciamo una foto ufficiale, bisogna avvisare che mettiamo tutto di Natale prima di intervista, okay. Okay. Dirò la Barbara. Ma leggi sempre auto, moto, run, sport? Adesso non roba tedesca, ma roba online. Ma... anche dopo il disco di Natale, scusami, entra. No, alla fine del disco di Natale entra o un fatto intervento? Ci pensiamo un secondo, aspetta. Adesso tanta roba però americana prevalentemente, perché lì è di per auto? Capire sì come va, perché loro decidono che cosa succederà nel futuro e prepariamoci. E invece col peso ti vedo giusto, né troppo sì, magro, né no, finalmente. Perché il problema è che se vado troppo sotto sembra la cioè come no, Skeleton, cazzo, no, Jack Skeleton. Tutto a posto con la statura. Sì, sì, esatto. Invece ragazzi, così alla fine ormai ho capito che questa roba no, ci stai, è così è perfetto. Ad avere la bronzatura, eh? Assolutamente, sì, ma proprio la pelle che non si adatta a fare, ma vai a farti una lambada, però ci provo, ma poi divento viola. Grazie a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao. I concerti cercano di stare al più, no? Penso di no. Beh, però... sì, esatto. Oh, ma che soldo questo lunedì, che soldo. Hai inquadrato del cibo? Cos'è che è panettone? Biscotti. Oh, hanno trovato il mio orecchino, eh? Ma va, ma dove? Incredibile, mi hanno trovato l'orecchino. Venerdì, vedo la ginger alle 7. Ma solo io qualcosa ho detto, no. Il mio cervello ha subito, chi è che devo andare a sostituirsi? Ma ero già nervosa. E mi fa, quanto mi paghi? E io... Adesso non capivo neanche, perché per me se quando perdi una roba non è che... Sì, sì, no, è come se... E invece era lei, era ancora lì, meno male che c'era lei, Mohamed stava scopando, ha visto che ha tirato su una roba che perluccicava, si viene cambiato lì. Posso lì? E poi dell'ale, dell'ale, era al primo piano, l'avevo perso. Ma pensa. Che culo.
Perché la radio nasconde, non ruba, dipende. È arrivato? Ma anche affollata, è piena di cose da dire, da affrontare, da incontrare. Tra sì. poco arriva Ultimo su Radio DJ. Cioè nel senso che arriva il cantante che si fa chiamare Ultimo. Si chiama Nicolò, lui di persona. E lui due San Siro, se non sbaglio. Anche lui, due. Per adesso, poi ovviamente come vedi, quando fissano le date c'è sempre uno spazio tra loro e quello che arriva dopo. Bravo. Ovviamente serve per montare, per smontare i palchi. Però già che ci hai visto mai. No, ma penso che abbia un calendario parecchio folto. Gli voglio chiedere un sacco di cose, perché io ho sentito il disco e ho capito che lui, secondo me, poi glielo devo chiedere dopo, che lui aveva una compagnia nel parcheggio, perché due o tre volte le ragazze, quelli del parcheggio, parcheggio. Va bene, va bene. No, dicevo, talmente tante cose di cui parlare che ci siamo dimenticati della cosa più importante: la festa dei 120 anni del Milan. È vero! La festa del portiere del Sassuolo. No, avete avuto anche un po' di sfiga. Sì, devo dire che la sfiga è cieca, ma ci vede benissimo. Insomma, quando vuole, perché comunque due o tre volte poteva anche entrare quella dannata palla. Però sei stato allo stadio ieri? No, ieri, in televisione. Po' uggiosa. Pergolo era presente. Il portiere del Sassuolo. Pergolone. Complimenti a Pergolo. Pegolo. Scusami, ho letto male. Pegolo. Ho visto tanta gente con i capelli bianchi, non ero io, così prima che uno faccia delle battute, ne ho visto uno particolarmente scalmanato, ma non ho capito chi fosse, forse Sormani nella mia testa. Sormani è entrato poverino con le stampelle. Sì, però era molto su di giri. Sì. E poi c'erano Tassotti, c'erano Bassacchi, Allegri, c'erano quasi tutti. C'era Capello, insomma, tutto il Gotha. Certo. E intanto Ibra non arriva. Ibra forse non arriva, ho capito che più tardi si va e meglio. Ibra dicono che abbia già firmato. Lo dicevano, ma adesso cominciano a dire che ma forse più passa il tempo, più forse vogliono giocare sull'effetto sorpresa. Però appunto ci sono dei gossip molto milanesi. Matteo, fai finta che ti interessi tantissimo. Questo ti interesserà, perché ci sono, per capire se questo giocatore arriverà al Milano o no, qualcuno mi ha detto no, però mi hanno fissato San Siro, cerimonia. Capito? No, cioè, dicevano, c'è lo presentano, esatto. C'è una presentazione prenotata e nessuno sa per che cosa. Questo non l'abbiamo letto. Non me lo dovevi dire, perché è vero, non penserò ad altro. Però io te lo dico unicamente perché... per cultura generale, la prossima volta che con la radio uno deve prenotare le cose. Però è strano 120 anni, volevo dire, no? Così. Perché? Beh, che compleanno è 120 anni? A me è sembrata quasi, non lo dico senza voler essere acido, un modo per portare un po' di gioia nel cuore di tifosi che sono un po' depressi. Perché normalmente uno festeggia i 100 anni o i 150, 120 non vuol dire un po' un cazzo. No, almeno per un po' spirito di corpo, perché alla fine è sanità di... No, quello è un'altra cosa. Però ultimamente bisogna dare credito a Pioli, che sta facendo un buon lavoro. Sì, però ripeto, secondo me la scelta di festeggiare una ricorrenza tutto sommato abbastanza marginale è servita per creare un po' di senso di appartenenza, perché sai, comunque la squadra appartiene a un fondo, cioè non si capisce quella bene cosa lì, quella cosa lì. E comunque 120 e sono tra i più longevi, cioè tra i più vecchi. Vabbè, insomma, quello lo erano comunque. Berlusconi era presente? Non credo. Berlusconi avrebbe dovuto esserci, ma mi pare che alla fine non sia arrivato. Era una serata comunque anche un po' brutta come tempo, c'ha sempre i suoi anni, onestamente, certo, magari certo, è rimasto a casa assolutamente anche per sicurezza. Va bene, ci fermiamo per 30 secondi, un po' di pubblicità, poi la canzone di Natale e subito dopo c'è Ultimo. DJ Chiama Italia.
Sì, gennaio mio figlio, uguale. Sì, sì, bravo. Cosa facevi a Milano? Hai altre cose? Abbiamo fatto, sì, abbiamo fatto la promo per il singolo e fatto la finale di X Factor. Ah, ok. Sì. Sì. Questa è una regala a Gioca Gazzoli, siamo stati a cena. Come no? Ah, grande. Tu sei un grandissimo fan, Gazzoli. Sì, ma siamo amici proprio da un paio d'anni, sì. Bene, bene. È stato bello. Prima volta. Sì. Sì, sì, ma anche in radio è la prima volta che vieni a DJ? Allora, sei già DJ stato dalla PNL? Sì. No, ci sono stato. Okay. Forse era un'altra, non era questa sede. Forse sì, beh, gli altri studi sono di sopra. Sì. Questo studio è solo nostro. Guarda, se vuoi mettere la cucina. Quanto manca, Alex? 1:10. Vabbè. Senti, come siamo messi? Concerti a manetta adesso? Concerti, sì, quest'estate. Quest'estate, fino a quest'estate, diciamo. Ci sono altri La pressione l'hai provata oggi? No, perché mi sono scordato perché ipocondriaco pesante, hai dato uno scherzo alle Iene. Sì. Ti ho pensato perché ho avuto un episodio di pressione alta e ho la pressione alta tu? Ho avuto un episodio di pressione alta, ma perché mi ero spaventato per una cosa e ho capito che quella cosa lì è un demone. Sì, non ne esci più, se inizi la provi 5 volte al giorno. Sì. Il Natale è una delle mille canzoni di Natale di Radio DJ, che spesso hanno anche un protagonista, un ospite internazionale. Insomma, abbiamo avuto negli anni appunto Cremonini, ma anche Max Pezzali, ma anche Jovanotti, che ne so, Giorgia, Tiziano Ferro, prenoti, Paradiso, tutti. Stiamo facendo un po' di pastura. Sto mettendo le mani avanti per dire che per dire ultimo magari prossimo mi sa che ti chiamiamo. Se ti avanza una canzone, cioè la canzone di Natale di Radio DJ che comunque porta bene, come di solito porta anche bene. Benvenuto a Radio DJ. Grazie mille, benvenuto. Mi ha fatto molto ridere la cosa che ti ha chiesto fuori onda Nicola, perché devi sapere che lui è veramente ipocondriaco. Se tu pensi di esserlo un po' così, no. Lui è proprio figlio della farmacista. Io sono figlio della buon'anima della farmacista, ma lui ha scritto una canzone che si chiama Ipocondria, capito? Ma perché comunque, come diciamo anche prima, ci sono dei meccanismi che poi quando li provi una volta diventano tipo una abitudine, come misurarsi la pressione e quindi poi tu hai 23 anni. Ma 23 anni non si misura la pressione, ma lo sai che in realtà alcuni medici dicono che prima non semplicemente non c'era l'abitudine di misurarla ai ventenni, in realtà insomma anche a 20 anni si può avere la pressione e c'è l'apparecchietto a casa, c'è l'apparecchietto che stringe. Quando hai cominciato? No, volevo sapere quanto c'ha, scusami, lascia parlare. Beh, allora, ovvio, diciamo i momenti in cui mi impanico arrivo a 145-100. Beh, 100 di minima è tanto. 100 di minima è un po' tanto. Io la minima ce l'ho alta. Ma la minima alta è quella pericolosa, ma lasciaci parlare la nostra lingua, Linus. Ultimo e penultimo. Cosa prendi per fartela abbassare? Niente. Allora, o l'Asics? No, l'Asics no. C'era un periodo in cui un medico mi ha assegnato diuretico. Esatto, quindi cerco di bere molto. Mi ha assegnato un Triadec 2.5. Bravissimo! Ma è il mio cantante preferito. Ma lascia stare, Linus. È il cantante preferito di tua figlia. Sì, mia figlia mi ha. Che però è a scuola in questo momento. A scuola perché è educativo così. Poi mi ha chiesto di fare un video delle cose che faremo insieme se vorrai. Ma è una vita che insomma mi fa sentire ultimo. E devo dire la verità, perché le cose vanno dette. Io, cioè, rimanevo un po' sulle mie posizioni. Ieri sera mi sono messo le cuffie, ho fatto tutta una passeggiata di un'ora e mezzo con l'ultimo album e mi è piaciuto un casino, cioè ci sono dei pezzi proprio che mi sono piaciuti. C'è un pezzo che si chiama Fatemi cantare. Che mi ha proprio toccato dentro, capito? Sì. Poi è particolare perché comunque un pezzo romano di solito magari un dialetto diverso arriva nello stesso modo. Ma c'è anche una poesia per Roma che mi piace, te la ricordi quella poesia lì? Sì. E allora potresti anche la recito con la voce calda da radio. Se vuoi una base. Linus, quel Neumann, Linus, una base evocativa delle tue. Ma subito. Prego. So 10 giorni che sto fuori. Dici sorridi e dentro mori. A me mi hanno stancato tutti. Donne, auto e amici a volte. Eppure te io non mi stanco. A volte penso Artevere e poi canto. Anche se Roma non è solo centro, per me sei bella come un dubbio spento.
come un rifugio per un ladro. Sei bella come l'angelo e il peccato. Te pare poco? Di, te pare poco essere mortale? Quando te spegno via il tramonto, che bellezza che rimane. Sei bella pure senza mare. Chiediamola così. Basta gromanità, basta gromanità. Ma tu davvero hai 23 anni oppure ne hai 46 diviso per due? No, sono 23, sono 23. E che cos'è il parcheggio? Allora, il parcheggio è un posto per me speciale perché è il posto dove sono cresciuto, sotto casa, e dove tuttora, insomma, quando siamo tutti riuniti a Roma ci ritroviamo con i miei amici, ed è un po' il singolo... In quale quartiere sei? Allora, io sono cresciuto a San Basilio, che è un quartiere di Roma, nord-est di Roma. Okay. E diciamo c'è sempre stata questo senso molto forte di appartenenza. Perché poi, insomma, sono una serie di quartieri, no? San Basilio, Torraccia, Casal Monastero, sono tutti dei quartieri dove, bene o male ci si conosce tutti. Peraltro è molto anche nella cultura hip hop questo, è una cosa che è tornata molto. A Milano, per esempio, non c'è mai stato tanto questo senso di appartenenza, anche perché i quartieri hanno quasi sempre un numero zona 6, sigla. Zona 5. E adesso fa figo dire sono zona 6, sono zona 7. Sì. Ma perché guarda, secondo me nelle periferie questo è vero, c'è una differenza rispetto magari alle zone un po' più centrali, che insomma c'è questa voglia città. Di condividere, c'è questa voglia di stare insieme, di un po' farsi forza l'uno con l'altro, no? E c'è questo senso molto forte di appartenenza che ho ritrovato nel parcheggio, nel parchetto, che poi alla fine io chiamo parcheggio. Però c'è un parco in realtà, poi c'è questo parcheggio piccolino dove noi stavamo lì con le macchine e passavamo le sentivate le musica? Sentiamo musica, fumavate sigarette? Si chiama adolescenza, essere giovani. Senti, e il rapporto tra fama e parcheggio come la mettiamo? Cioè... Allora, io diciamo che c'ho un po' questa nomea, no, di essere un pochino, che posso risultare un pochino magari chiuso. In realtà io sono molto introverso, molto timido, perché comunque a me non, sinceramente, come stiamo dicendo adesso, piace il parchetto, piace stare con il bar sotto casa, mi piacciono le abitudini, perché sono, cioè, quando arriva a Roma per esempio una persona al bar e te fa la battuta sulla politica o sulla squadra del suo cuore, a me quelle cose mi fanno sentire troppo bene, capito? Quindi quelle piccole cose che per me sono quelle che mi danno la vita, purtroppo è un po' più difficile adesso viverle. Quindi hai bisogno di un po' di rodaggio nei confronti delle persone. Esatto, quindi questa cosa un po' mi dà di difficoltà, cioè mi fa sentire un pochino... Però quando uno è tuo amico lo è sul serio, in qualche modo. Sì, assolutamente. No, il problema è che adesso con la fama è un casino. Ma è chiaro che la fama è una cosa e le amicizie sono un'altra, no? Cioè con la fama è sufficiente che tu sia gentile. Con le amicizie. Però sai, a me piacerebbe molto, quando appunto mi è venuta in mente questa cosa del bar, quando entra la gente e fa questa battuta sulle bar, mi piacerebbe essere tante volte, no, far parte di queste chiacchiere senza per forza poi andare a parlare del concerto, spogliarti un pochino del personaggio pubblico. Di quello che... Ma è cambiato l'atteggiamento dei tuoi amici del parchetto un pochino adesso? Ma fortunatamente io ho quei pochi amici che però io ho mantenuto nel tempo, e questa cosa non può accadere, perché abbiamo un rapporto talmente tanto forte, talmente tanto vero, che insomma superiamo quel limite di un po' di imbarazzo. Cioè, loro si possono prendere delle licenze nel dirti No, devono, capito? Devono. Parlate in romanesco tra di voi. Mago sospetto avevo. Allora, fra tutto quanto questo, venerdì è uscito anche un singolo nuovo che si intitola Tutto questo sei tu. Ho bisogno adesso di un sogno. In questa strada in cui mi ricordo. Bene. A che età hai cominciato a suonare? A 8 anni ho suonato il pianoforte, verso 14-15 anni le prime canzoni. A scrivere, sì. Sai, dico, mi hai lasciato perché mi hai lasciato, ti amavo. E quali erano i tuoi riferimenti? Io ho sempre ascoltato il cantautorato italiano, cioè per me c'è Vasco, tipo, che non è che non ha un fuori classifica, e poi ho ascoltato tutti i cantautori italiani, cioè conosco ogni canzone di qualsiasi cantautore. Chi c'è in famiglia? Sento molto Tiziano Ferro nel tuo modo di cantare. Sì, Tiziano, io per esempio, che tra l'altro anche la voce gli assomiglia. Sì, noi questa cosa me la dicono in tanti, però secondo me è una cosa proprio di, non so, di struttura proprio fisica, cioè perché insomma ci sono tante canzoni ascoltate sue, ma anche di, che ne so, De Gregori, Venditti. Per me Venditti è un altro che, essendo romano, è il top. E lo citi anche lui, se non mi sbaglio. Sì, Roma Capoccia, sì. Sì. Sai che ho letto l'altro giorno un articolo, sai che hanno annunciato che fanno una data insieme la loro prossima, no?
loro hanno esordito insieme con questo disco che era fatto metà per uno, no? Come Theorius Campus, insomma, quel disco del 71. Quando hanno fatto quel disco, lui e De Gregori, perché il discografico non si fidava a fargli fare un album completo, gliel'ha fatto fare a metà, e avevano 21 anni De Gregori e 23 Venditti, e in quell'album c'era già Roma Capoccia. Se guardi cos'è, qualcosa di grande di Luna Pop, vorrei che ha scritto sì. Quindi suona il pianoforte, tu? Pianoforte, sì. Prevalentemente. Sì, sì, la chitarra non la so suonare, cioè, sapendo gli accordi che come devono essere messi alla chitarra, una volta che so li faccio, ma suona pippa. Non hai manualità. Sì. Senti, stadi, ripetiamo, cos'è che fai? Fai l'Olimpico? No, ma sono tantissimi. No, l'Olimpico no, l'ho fatto perché quest'anno. Al Circo Massimo. Come chiusura. Infatti, forse, vabbè, mi verrebbe da spiegare al nostro pubblico adultone la portata del fenomeno, no? Mai ultimo, l'avrei già detto 100 volte. Ma perché io in realtà, cioè, il gruppo Sempre del Parcheggio dove stavamo, noi siamo soprannominati come il romanzo di Victor Hugo, Le Miserabili, Miserabili. Okay. Inizialmente io volevo chiamarmi Miserabile, ma era troppo brutto, cioè, dico, la presenza di un miserabile, girano e se ne vanno, quindi ho trovato Ultimo come un po' più carino. Però sei Nicolò per i tuoi amici. Sì. Beh, speriamo. Senti, hai dovuto imparare a fare le interviste? No, nel senso che quando uno è timido a volte magari si sente un po' in imbarazzo, no? Però dipende insomma un po', anche un po' molto dalla situazione, no? Sai, quelle cose tipo quando uno sembra che... Perché ti chiami Ultimo? Perché, cioè, quelle cose impostate un pochino... Tutto questo sei tu, uscita venerdì, ma già ormai in airplay praticamente dappertutto, sei il re anche di Spotify. Giustamente Nicola mi diceva, forse sarebbe il caso di cercare di spiegare a quelli che magari non lo conoscono la portata del fenomeno, perché è abbastanza sconvolgente. 23 anni, l'artista italiano più suonato appunto nei siti di streaming, quanti dischi hai venduto? Ma anche se ci sono stati dei momenti in cui era tipo primo, secondo e quarto, cioè con gli album. Non avrebbe dovuto essere Ultimo. Ma no, voglio dire, nel senso, non è mai successo nella hit parade italiana, quella normale. Sì, forse Lucio Battisti Bennato fece uscire due album, ma è veramente difficile. Come te lo spieghi tutto questo successo incredibile? Allora, io penso, ti dico quello che dico anche ai miei amici, penso che quello che arrivi sia, al di là della canzone, può piacere a noi ed è giusto che sia così, però è secondo me è importante essere sinceri, no? Anche anche far vedere gli aspetti negativi, che io comunque, voglio dire, non mi sono mai tirato indietro quando avevo l'opportunità di far vedere i miei aspetti negativi. Quindi il fatto di essere sincero nel bene o nel male, no? Perché secondo me quando la tua vita va in parallelo con le canzoni che scrivi, quella cosa arriva, al di là del fatto che può piacere o no, però essere, insomma, mettere la propria vita nei testi, nella musica, secondo me ripaga sempre. Senti, tu 5 anni fa lo sapevi che sarebbe andata così? Magari non proprio così, ma non proprio una cosa così vicina. Però io non ho mai avuto questa sensazione, sì, che tu lo sapessi. Non so perché, ma sento proprio tanta determinazione. Insomma. Determinazione sicuramente. Non ho mai voluto avere un piano B, questo sicuro. Nel senso che io ho detto, o riesco a fare questo o provo a cercare di fare questo. Quindi non sono uno che, insomma, crede molto che la vita è una e, insomma, bisogna cercare di fare quello che uno vuole fare. Meglio non riuscire a quantomeno di provarci sul serio. Esatto, perché comunque vivere... Quindi hai smesso con la scuola?
Allora, io diciamo che ho avuto un rapporto un po' strano con la scuola. Diciamo che sì, dopo aver cambiato tante volte. Beh, io ho fatto tre volte la quinta superiore, non ti sentire in colpa. No, se, no, se però diciamo non qualcosa. Era una cima a scuola, ecco, quello sì. Perché volevo fare tutt'altro, insomma. Però ho sempre detto, poi tante volte magari è stata anche un pochino travisata questa cosa, che lo studio in generale è importantissimo, ma per se stessi proprio, non, insomma, ma al di là delle frasi retoriche, cioè è importante sapere, è importante avere sempre la mente impegnata verso qualcosa. La mente ferma ti porta a stare male, questo è sicuro. Tu hai 23 anni, l'hai già fatti? Sì, immagino di sì. Sì, quasi 24. Siamo a fine anno, sì. Però in questi 3-4 anni di grandissimo successo, come diceva Nicola, hai dovuto crescere un po' più velocemente. Sì, sì, questa è una cosa che un pochino mi ha il successo che c'è stato in 2 anni, se fosse stato spalmato in 10, secondo me, io come Niccolò proprio sarei riuscito, secondo me, a gestirlo meglio. Detto questo, ovviamente è bellissimo quello che è successo e non cambierà mai virgola, però io parlo non di Ultimo ma proprio di Niccolò, ecco, cioè, secondo me questa, se fosse stato un pochino più diluito, più sì, progressivo, sì, insomma, sì, l'avrei gestito così, così. Adesso la tournée l'anno prossimo, dove fai 2 San Siro, dove fai tutti gli stadi italiani più importanti. Niccolò ti chiedeva se facevi l'Olimpico. No, perché fa il Circo Massimo. No, sì, poi l'ha già fatto l'Olimpico, l'abbiamo fatto quest'estate, tutto intero, giustamente. Sì, certo. Circo Massimo ce ne stanno tanti. Circo Massimo è una cosa, poi soprattutto avere il risultato, insomma, quando abbiamo aperto il Circo Massimo c'era un pochino di paura, perché la differenza dalla data all'Olimpico, che era una data unica, era dopo dei Palasport, però c'era una distanza di 2 mesi, no? Quindi era comunque un evento unico, mentre aprire il Circo Massimo dopo tanti stati, no? È comunque difficile. Poi invece abbiamo scoperto che è stata la data che più velocemente è andata sold out a dicembre, quindi a novembre, quando è arrivata questa notizia è stata un pochino per tutti, non, anche per me, insomma, non mi vergogno a dirlo, una cosa veramente pazzesca. Senti, hai fatto X Factor, a chi hai telefonato quando sei entrato in macchina per sapere com'è andata? Allora, ho telefonato, no, non a nessuno, perché c'avevo tutti là, perché c'erano tutti, quindi ho detto... Compresi gli amici, c'erano con il pacchetto. E chi è il tuo, comunque, chi, generale... Chi è il tuo uccio di Valentino Rossi? Il tuo riferimento, allora, io diciamo, che ti protegge, ecco. Sì, io ho 2 persone, sono Gabriele Adriano, e insomma, mi muovo sempre con loro, infatti questa cosa è un po'... Sono tuoi coetanei? Sì, sì, sono amici, siamo cresciuti insieme, quindi io mi muovo con loro, e sono un po', diciamo, i miei amici che mi seguono. E chi ti dice i no? Qualcuno ti dice dei Adriano no. Forse dice più okay, no, sì. Okay. È quello un po' più STR. C'ha possenza, c'ha l'imperatore. Adriano è STR. Questa forse la conoscete già, si intitola I tuoi particolari. Ultimo, su Radio DJ. È da tempo che non sento più la tua voce al mattino che grida e mi faceva svegliare nervoso. Quando è il Circo Massimo? È l'ultima, dovrebbe essere il 19 luglio. 19 luglio, bravo, sì. Ed è già sold out. Sì. Sold out con quale numero? 72. 72. Cazzo, ti farà un po' paura. Sì. Ma in questi casi cosa fai? Un altro cantante di solito si protegge portandosi anche un po' di ospiti. No, io non amo molto. No, secondo me è anche un pochino... Anche perché sarebbe un po' un'ostentazione fasulla, sei troppo giovane per esatto, avere ospiti. Non è... Ma in generale non... Cioè, per esempio, a parte Fabrizio Moro, che proprio siamo amici con Antonello, dove ci sono delle amici... A me piace farlo se c'è un'amicizia, capito? Esatto, cioè se c'è un sarebbe motivo un po' personale. Quasi opportunistica. Sì, no? Sì. Per gli altri, mi sa. Sinceramente, perché la mano è andata con Matilda, sono venuti a Milano a vederti. Mia moglie mi ha detto c'era un'energia pazza. Nei live sì, questa cosa. Cioè, beh, comunque tu. È come quando facevi le domeniche pomeriggio in discoteca, diciamo, no? Noi adesso abbiamo fatto. Abbiamo un passato da. Cavoli, quando c'hai quelli giovani. È una bomba energetica proprio, una bomba energetica. Grazie. Cioè, quindi è così. Giochi a calcio? Giocavo, sì, sono appassionato di calcio, lo vedo, sono tifoso della Roma, della Roma. Però sono sempre stato molto lento, tutti gli sport proprio. Bravo, sono lento, come sì, si diceva sì. Una volta. Sì, sì, purtroppo sì. Beh, a Roma il calcio gioca un ruolo Madonna. Importante, no? Anche cioè, troppo, è motivo di per quello, capito? Se entri a un bar a Roma lunedì mattina è teatro. Cioè, è come vedono sta al teatro, sì, perché sì, le scene bellissime.
Ottimo, c'è un pezzo bello. Che figata, c'è una roba bella. Quando esce l'album nuovo? Dopo gli stadi. Dopo. Settembre. Sì, più o meno sì, prima di Natale prossimo. Da qua all'estate farai un altro singolo magari? Non lo so se uno o due. Comunque ci stanno sì, in mezzo. Sì, 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 tutto sì, pronto per l'album? Sì, mancano 4-5 pezzi da aggiungere, sì, però sì. E ce li hai? Mi piace tipo... molto, cioè scrivo molto, cioè okay, mi piace, sì. Ok, ok. Sì. Cosa fai, gli sket? Fai la musica, dici degli sket o parti dal testo? No, io dal piano faccio delle melodie in inglese mastica che non so. Sì, sì, sì. E poi... cioè anche le parole hanno una musicalità. Certo, certo. Mi, ci incastro la prima frase e da lì poi... Chiaro, chiaro. Potrei cantartele qui. Sai che faccio fatica ad abbinare la voce che sento nella cuffia al ragazzino che ho davanti? Vedi, è incredibile, vedi. Devi dire più spesso. Sì, così sì, volentieri. Ci abituiamo, insomma. Senti, una delle cose clamorose del tuo successo è la capacità di unire maschi e femmine, ma anche molto giovani e meno giovani. Esatto, wow, sì. Sei questa... molto transgenerazionale. Sì, sì, questa è una cosa che mi dà molto soddisfazione, soprattutto ai concerti, cioè vedere il bambino, vedere magari l'adulto che sta parlando, perché poi alla fine la musica non c'ha, capito, un'età, insomma, non conosce i confini, e questa è la cosa, la soddisfazione che dico sempre anche al mio manager, più bella per me. Non ci credete? Sentite qua! Ecco. Io volevo dire a ultimo che sono una mamma di 47 anni, ho un bambino di 11 anni e una nipote di 17. Noi amiamo Ultimo e ci piace cantarlo a squarciagola, e ti devo dire la verità che a volte io quando mi alleno sul tappetino lo metto a cannone e anche piango. Mi piace perché Ultimo ti spacca il cuore. Ti spacca, il cuore. Guarda che è proprio una figata. Bellissimo. Sai che secondo me il segreto, grazie, è un po' nel tuo timbro vocale, che è molto... molto potente, insomma, molto, molto carico di sentimento, e un po' in una certa semplicità dei testi delle canzoni. Sì, non prenderlo, sì, come sì, un... no, ma è vero, perché vero. Io sono cresciuto ascoltando, che ne so, De Gregori, e a volte sì, dovevo cercare di capire cosa mi stava dicendo. Sì. E qui non c'è niente da capire, qui non c'è niente da capire, esatto, come diceva un altro. Cioè, ti spacca il cuore, punto. Sì, no, fai molto dritto. È vero questa cosa, un po' perché comunque secondo me per scrivere in modo complesso un testo devi avere delle... non mi vergogno a dirlo, cioè di aver fatto dei percorsi che io non ho fatto, quindi io scrivo quello che cioè il io faccio un di po' di Gregori faceva il bibliotecario. Esatto, tuo papà cosa faceva? Mio padre cosa è stato, diciamo, una persona che ha lavorato come architetto, ha fatto ha lavorato una persona come... quadrata, quindi. Sì, una persona molto quadrata, e quindi questa cosa a me mi ha sempre fatto molto, diciamo, pensare, perché mentre io dicevo io non voglio andare a scuola, perché stamattina voglio restare qui, cioè, avevo delle lezioni, io avevo il mio maestro Santi Scarcella, che saluto, non lo vedo più, non so che fine ha fatto, sì, insomma, però mi dicono che insegna, continua a insegnare, e volevo andare a lezione lì in questa scuola e dire poi io voglio andare a lezione. No, tu devi studiare, perché dopo lo studio arriva il per lui era un hobby, il piacere, sì, era, insomma, tuttora non me la vuole da vinta, capito? Questa, questa è un po' la cosa che dico sempre, cacchio. Mi spiace, però è un po' indicativa. E tornando alla cosa di prima, appunto, io scrivo semplicemente facendo delle fotografie dentro un pochino, quindi mi piace essere semplice. Secondo me bisogna avere una semplicità nella musica e poi essere complessi in tutto il resto, certo, quindi come presentarla, come fare, cioè, però la base deve essere e molto diretta. Riesci ad avere un cuore semplice, nel senso che hai 23 anni, hai tante attenzioni intorno, non voglio sapere come sei messo, se sei fidanzato o meno. Allora, diciamo che è un po'... io sono molto complesso, nel senso che penso molto e penso che non riesco tante volte a trovare delle risposte alle cose, no? In generale, però... l'unica cosa, poi sembro anche un po' scontato, però quando sto sul palco questa si crea una sorta di energia con le persone, con quello che stai cantando, che un po' questo senso che manca poi arriva, riesce a presentarsi, lì sei riesce a presentarsi, tuo agio, sì, lì sei, cioè c'è un'energia nella musica, chiaro, che ti dà la risposta, capito? Chiaro, chiaro, chiaro. È una cosa un pochino... Ma parliamo di cose interessanti. Ultimo medicinale preso. Chiudiamo come abbiamo aperto. Allora, ho preso stamattina lo spray occhi per la gola.
blocchi per la gola, spray leggermente infiammata. Sì, sì, no, leggermente. Qual è il principio attivo dell'occhio? Non lo sai. Aspetta, non mi dire no, che lo no, sai, aspetta, perché aspetta, se lo sai. Dimmi l'iniziale. No, non, guarda, ah, non lo sai, non lo so, manco io, perché potrei dire qualsiasi cosa. Lo tollero poco. Con la K inizia. Non lo sappiamo. Tipo chebuprofene, una cosa. Chetoprofene, bravo, è un infiammatorio. Quindi dopo Mischetta abbiamo Mr. Keto. Chetoprofene, categoria fans, che non sono i tuoi fans, ma sono gli antinfiammatori che fanno sanguinare. Sì, allora, dai, si parte venerdì 29 maggio e si finisce il 19 di luglio al Circo Massimo. Sì. Oh, speriamo di vederti ancora. Sì, anche io lo spero. Andiamo, ci fai stare bene. A prendere degli occhi taschi insieme, una sera ci rivediamo. Ci misuriamo la pressione. A domani, grazie. Ciao. Ciao, ciao. DJ, chiama Italia.